Cordiale saluto a tutti gli amici della Cosa, siamo qui a Roma negli uffici della Camera dei Deputati, a fianco a me c'è Andrea Cecconi che fa parte della Commissione Affari Sociali che si occupa di questioni legate alla sanità, alla salute e come molti di voi sanno in questi giorni si è molto discusso del metodo Stamina, è un metodo che riguarda l'impiego di cellule staminali per poter guarire delle malattie che coinvolgono anche dei bambini, è un argomento ovviamente molto delicato che esprime molte posizioni ma che per quanto concerne il Movimento 5 Stelle attiene proprio un po' a, così, al senso di responsabilità come più volte è già stato ribadito nei giorni scorsi con un paio di video. Andrea Cecconi è qui con noi appunto perché più tardi alle 5 ci sarà aula e dovrà appunto esprimere la posizione del Movimento 5 Stelle su questo argomento. Questo video serve un pochino a chiarire, forse anche a spiegare ulteriormente il perché di una certa posizione assunta dal Movimento 5 Stelle nei confronti del metodo Stamina. Andrea, cosa ci vuoi dire a tal proposito? Sì, il lavoro che abbiamo svolto in commissione, prima della commissione come gruppo del Movimento 5 Stelle, è stato quello di cercare di capire inizialmente quali erano le istanze dei cittadini, le istanze della Stamina Foundation e quelle che invece erano le istanze che venivano dall'altra parte, le istituzioni, i ricercatori e gli enti di controllo, AIFA, Istituto Superiore di Sanità. Abbiamo impiegato molto tempo per fare tutta questa indagine, siamo circa 3 settimane in cui abbiamo sentito l'AIFA, di cui trovate il video online, l'Istituto Superiore di Sanità, un lungo colloquio con Vannoni e i suoi collaboratori. Abbiamo anche ascoltato altri ricercatori, alcuni pro stamina, alcuni contro stamina e infine anche l'Istituto Superiore di Sanità che ci ha dato insomma. Abbiamo fatto tutto questo lavoro di indagine per avere un quadro certo e trasparente su quello che poi saremmo andati a fare in commissione. Il lavoro in commissione si è svolto in accordo, in concerto insieme agli altri partiti politici, cosa che raramente avviene all'interno del Parlamento, per cercare di trovare una soluzione adatta appunto a rispondere a tutte le esigenze. Prima di tutto alle esigenze di sofferenza e di richiesta da parte dei familiari, dei cittadini, e in più alle richieste che ci provenivano dal mondo scientifico. Perché di fatto il lavoro svolto da Vannoni a Brescia era per lo più oscuro alla scienza, ai ricercatori tradizionali, all'AIFA e anche al Ministero della Salute. Per ovviare a questo problema abbiamo emendato il testo che era fuoriuscito dal Senato cercando di inserirci all'interno un ciclo di sperimentazione che per noi era necessario affinché si abbia un riconoscimento a livello internazionale di quello che Vannoni sta facendo all'interno dell'ospedale di Brescia. Senza un percorso di sperimentazione tutto quello che viene fatto all'interno dell'ospedale di Brescia non può essere a livello internazionale accettato come un protocollo valido, come un protocollo efficace. Il lavoro è stato, diciamo, a nostro parere ben fatto, le richieste inserite all'interno del decreto ci paiono più che legittime, soprattutto perché si consente a Vannoni di attuare il suo protocollo esattamente come lui lo sta facendo a Brescia, quindi andando in deroga a tutte quelle che sono le normative vigenti in Italia e soprattutto abbiamo inserito, cosa non da poco, un controllo sopra tutto il lavoro che verrà controllato dall'AIFA e l'Istituto Superiore di Sanità affinché anche le associazioni di familiari con un osservatorio ad hoc possano verificare quello che avviene. Perciò chiariamo un primo aspetto, il Movimento 5 Stelle non è contro il metodo Stamina o Stamina, non ho ancora capito come si dica, tu dici Stamina, io dico Stamina o viceversa, comunque il Movimento quindi non è contro questo metodo. Però, come dire, questa spiegazione si rende utile proprio anche per il tono di alcuni commenti che si sono letti nei video, dove ci sono alcuni commentatori, insomma, che criticano il fatto che il Movimento in qualche modo non dia il cosiddetto endorsement a questo metodo. Esatto, noi come Movimento partiamo dal presupposto che il metodo utilizzato da Vannoni a Brescia sia un metodo efficace, che funzioni. I video di Celeste piuttosto che di Gioele che si trovano online danno dimostrazione del fatto che il metodo utilizzato da Vannoni è potenzialmente efficace per queste terapie.
manca però tutta la parte diciamo scientifica. Difatti su riviste scientifiche quale Nature piuttosto che giornali quotidiani di rilievo italiani, molti scienziati hanno posto dei forti accenti di dubbio riguardo a tutto quello che è stato il lavoro svolto da Vannoni a Brescia. Per ovviare a questo, per permettere la continuazione delle terapie e anche dare un finanziamento certo a quello che sarà lo svolgimento di queste terapie in futuro, si è deciso di dargli una connotazione istituzionale, permettendo appunto di fare un ciclo di sperimentazione a cui sono stati stanziati dei soldi certi, per quest'anno 1 milione, per il 2014 altri 2 milioni, sotto il controllo dell'Istituto Superiore di Sanità del Ministero della Salute, ma con la compartecipazione della Stamina Foundation, in modo che si abbia la certezza che il lavoro venga svolto nella più massima trasparenza, che venga svolto secondo quelli che sono i dettami di Stamina, così per garantire a fine di tutto questo percorso di sperimentazione che durerà 18 mesi un protocollo certo ed efficace che verifichi che la terapia funziona e quindi che i cittadini italiani, i bambini italiani ne possono beneficiare, ma con questi anche tutti i cittadini, i bambini del mondo. Del mondo. Esatto. Certo, va precisato che il metodo Stamina prevede, io lo dico in parole povere, l'innesto di cellule staminali in bambini o comunque pazienti malati di gravi malattie che con un percorso normale farmacologico non potrebbero guarire, è questo? Sì, esattamente. Attualmente per le patologie trattate con il metodo Stamina non esiste una cura. Sono malattie rare, sono malattie degenerative che portano a una grande invalidità per i pazienti e spesso anche alla morte. Di fatto la scienza ancora attualmente con i percorsi ufficiali non è riuscita a trovare una risposta a queste patologie. Pare che Vannoni con il suo metodo sia riuscito a trovare, a creare un'apertura, un varco, almeno se non la guarigione, il miglioramento di questi pazienti. Ecco, questo pare lascia presupporre che voi come movimento abbiate qualche dubbio sulla certezza del fatto che alcuni pazienti siano migliorati in conseguenza a queste cure, o siete sicuri? No, nel senso che la sicurezza non la possiamo avere né noi né nessun altro. Perché non c'è un percorso scientifico accertato. Perché non c'è una validazione scientifica accertata. Certo. Cioè, noi partiamo dal presupposto che sì. Faccio perché abbiamo la certezza, oppure la sensazione più che la certezza, che questo sia un metodo efficace e che sia utile in Italia come nel mondo avere un ampliamento di questo genere di sperimentazione che attualmente è abbastanza vincolante dalle normative europee e internazionali. E quindi ci siamo mossi in questa direzione. Ecco, l'ultima cosa, il dottor Vannoni qui accennavi che è un po' il padre di questa cura. Esatto. Nei giorni scorsi si diceva che non aveva ancora spiegato, o meglio, svelato il perché o comunque il suo percorso scientifico che avrebbe spiegato i motivi di questi miglioramenti o di queste guarigioni. Allo stato attuale dei fatti, a oggi, lunedì 20 maggio, il dottor Vannoni ha svelato il suo metodo o no? No, il dottor Vannoni la Stamina non ha svelato il suo metodo, però se passa questo decreto abbiamo la certezza, e anche lui ha consentito affinché, pur di fare la sperimentazione, renda trasparente tutto il suo protocollo. Quindi oggi in aula cosa direte? Oggi in aula diremo che il percorso fatto in commissione è stato più che eccellente, permetterà a Vannoni di fare la sua sperimentazione, di farla bene, proprio con i suoi dettami, quindi tutte le dichiarazioni che ha fatto nel tentativo di porre dei paletti, tirarsi indietro al decreto ci appaiono diciamo inconsistenti e non utili né ai cittadini né all'apertura che abbiamo avuto noi in Parlamento, che ha dato anche il Ministero di fatto. E quindi chiediamo che Vannoni inizi a fare la sperimentazione, che le istituzioni, il Ministero, l'AIFA, l'Istituto Superiore di Sanità vigilino, ma consentino a Vannoni di fare la sua sperimentazione come deve essere fatta, e semestralmente riceveremo qui alla Camera i risultati di questo percorso per verificare se il protocollo è efficace oppure no. Bene, allora lasciamo andare a questo punto Andrea Cecconi in aula, perché tra poco cominceranno i lavori, Commissione Affari Sociali, tra poco quindi si parlerà in aula di metodo Stamina. Quindi riassumendo molto velocemente, il metodo Stamina sta per essere già applicato, alcuni genitori di alcuni bimbi sostengono e ritengono insomma che i loro figli siano migliorati dopo l'effetto di queste cure. Il Movimento 5 Stelle, ma anche il Parlamento, chiede trasparenza e soprattutto scientificità del metodo, affinché una volta che si è sicuri che il metodo Stamina è davvero efficace, perché solo con l'innesto di cellule staminali
si può dire che i bambini o comunque i pazienti guariscono, possa essere un metodo applicato da tutti e non solo, diciamo così, dal centro di Brescia, magari possa essere, come dire, un metodo usato da più parti, certo, esatto, e quindi più accessibile a tutti. Grazie Andrea Cecconi, buon lavoro. Grazie a voi.